eccellenza che abbiamo qui a Catania, anche se poco conosciuta, e grazie alle immagini che sono state riportate in tutte le televisioni a livello nazionale, siamo stati, per dirne una, ospite di Linea Blu per più di 30 minuti, chi si occupa di televisione sa che è un tempo lunghissimo, ci siamo ancora fatti conoscere. Sono arrivate tantissime email di informazione, purtroppo poche da Catania, ma tantissime dall'Italia e dall'estero. Abbiamo incominciato a lavorare con la disabilità sensoriale, con i non vedenti, perché è possibile, anche se sembra impossibile, niente è impossibile. Siamo riusciti a far scendere sott'acqua dei non vedenti, creando dei sussidi, dei supporti utili, didattici, per far scendere anche i non vedenti. E vi garantisco che anche se non vedono, toccano, e come toccano. E sott'acqua c'è tanto da toccare, tanto da essere riconosciuto. Anche lì un altro record del mondo, Benedetta Spampinato, è scesa a 41 metri. Pensateci solo un attimino, chiudete gli occhi e pensate, ma come fa a fare? E invece è stata una bellissima esperienza. E anche lì abbiamo tantissimi ragazzi non vedenti che si avvicinano a questa disciplina. Anche perché, soprattutto per i non vedenti, è un'occasione per fare sport, per confrontarsi con le altre persone, per uscire di casa, per socializzare, per essere un paese civile, come diceva Enzo Bianco, come dice Daniele Pappalardo. Alla fine, ragazzi, io non sono niente nessuno, però ho avuto la buona volontà di fare queste cose e li stiamo facendo. Per tornare un attimino indietro al discorso delle buche,